Parliamo di Luna Nera e di questa tua interpretazione stregonesca. Ecco. Allora, tre registe donne, la Comencini. Scusate, tre registe donne, la Comencini, la Nicchiarelli e la Randi. La Randi. Tre approcci diversi, immagino, tre modi diversi di stare sul set. Sì, tre modi diversi di stare sul set, però è vero che siccome c'era una scrittura unica e il cast ovviamente era lo stesso, ovviamente le registe si sono passate il testimone, diciamo in un modo coerente. Poi c'era Francesca Comencini che era in qualche modo a capo di tutto il progetto, per cui l'andamento era quello. Però sì, tre modi diversi e anche tre, per esempio io facevo la capa delle streghe, Tebe. Con una parrucca che mi costava tipo ogni giorno, ero quattro ore al trucco, calotte contro calotte. Ti piaceva fare la strega, eh? Ma lo sai che... Non è triste. Queste streghe in realtà siamo noi, eh? Cioè? Ma sì, in realtà quello che si raccontava era donne, le donne piene di talento, quei talenti che spesso vengono un po' nascosti. Non eravamo particolarmente, non eravamo le streghe dell'immaginario, coi porri, eravamo le anche piuttosto belle. Anche sagge, perché Tebe diceva sempre, se non sbaglio, il più grande potere è la conoscenza di se stessi, giusto? Esatto, esatto, infatti si sta parlando, le streghe erano, poi in realtà erano donne sapienti, che avevano la medicina, erano mediche senza poterlo essere, per cui studiose, donne fastidiose, evidentemente una cultura estremamente maschilista, e quindi però erano donne sapienti, donne, io direi che oggi le streghe sono le donne appunto con i talenti e che magari fanno un po' paura, ecco.